Lunedì 8 agosto, benvenuti alla edicola di Sky TG24. Le tante notizie che troviamo in prima pagina sui quotidiani nazionali, tra le tante un nome in particolare, Carlo Calenda si prende le prime, parliamo di politica in vista del voto del 25 di settembre, lo strappo col Partito Democratico. Sul mattino di Puglia Basilicata continuiamo con i quotidiani più locali, quando altro non è Gigi Noticori che PD senza dignità, alleato con chi ha vomitato le peggiori cattiverie, si riprende una notizia, un'intervista che Waters, il cofondatore di Pink Floyd, ha rilasciato alla CNN, ha parlato di Biden, del Presidente degli Stati Uniti, ma soprattutto ha parlato di Taiwan, alimenta, secondo lui gli Stati Uniti alimentano la guerra in Ucraina, Pechino ha diritto a rivendicare la sovranità su Taiwan.